Buongiorno a tutti. Allora, partiamo, ragazzoli. Facciamo questo sorteggione. Ho già preparato le ciotoline. Ciotolina nera per le teste di serie, ciotolina bianca per le non teste di serie. Allora, teoricamente dovrei pescare prima le non teste di serie che poi giocano in casa la prima partita. Quindi prendiamo le non teste di serie che giocheranno. No, però non lo so se giochi. Credo che sia poi a caso, però forse le teste di serie giocano in trasferta. Aspettate che controllo. Le squadre teste di serie giocheranno al ritorno in casa, quindi è indifferente come li pesco, perché tanto le squadre teste di serie giocano la prima partita in trasferta. Quindi andiamo a vedere cosa vado a pescare come prima squadra. Guarda, è uscito per i fatti suoi, si è lanciato, si è offerto volontario. Ci abbiamo un volontario. Il West Ham, squadra assolutamente da evitare perché è brutta bestia. Quindi speriamo che non becchi una squadra italiana subito. Questa qua ci piace. Questo qua lo mettiamo via, questo qua ci piace. Infatti, giustamente chi vado a prendere? West Ham, Milan. Milan, West Ham, la prima sfida. Saranno felici i tifosi rossoneri. Probabilmente non uscirà, eh. State tranquilli che sicuramente non prenderete il West Ham. Comunque, prima sfida, Milan. Vi ho appena detto, sarebbe meglio se le italiane non prendessero il West Ham. Puff. Vabbè. Finalista l'anno scorso, no, no, non era il West Ham, era il West Ham, sì, era il West Ham di Conference però. Proseguiamo. Questa una Liverpool, altra la favorita probabilmente numero uno del torneo. Questa qua ci piace una bella sfida con questa qua, ci piace. Oh, Liverpool Benfica, gran bella sfida. Naturalmente Benfica giocherà la prima partita in casa. Ecco, nel caso le ultime due fossero due squadre, le incrocio col turno precedente, ragazzi. Non sto a rifare tutto da capo qualora dovesse saltare fuori che le ultime due sono due squadre della stessa nazione. E non si può fare, inverto con la partita precedente. Tanto è un gioco, non sto lì a diventare matto. Bayer Leverkusen, un'altra squadra bella tosta da evitare. Proviamo a beccare la Roma, perché già è uscito West Ham Milan. Certo, meglio il West Ham che il Liverpool, però. No, Slavia Praga. Quindi Bayer Leverkusen, Slavia Praga. Slavia Praga che giocherà in casa. Bayer Leverkusen che tra l'altro sta vincendo il campionato tedesco. Ho sotto il biglietto per scrivere le cose. No, perché magari pensate male, non si sa mai. Gigi, cosa stavi facendo? Stavo scrivendo con la pennina la questione. Questo bigliettino qua ci piace molto. Villa Real. È che sono tutte tostine come squadre. Vediamo un po' chi capita. Questo bigliettino qua ci piace molto. Ci piace molto perché c'è il Friburgo. Villarreal Friburgo, anzi Friburgo Villarreal, partita molto molto interessante.
Poi uno può dirmi: Gigi, però la Champions è un'altra cosa. Però non è che giocano la Pergolettese e la Cavese. Scusate, il broncodiriace, anche lui, vedendo queste partite, mi si esalta. Altra squadra, altro giro, altro regalo. Il Brighton di De Zerbi. Altra squadra che sarebbe meglio evitare per la Roma e l'Atalanta anche. No, l'Atalanta è di qua, è vero. L'Atalanta è di qua. Eccoci qua, prendiamo questa. Questa ci piace. Qarabag. Direi che il Brighton di De Zerbi gli è andata abbastanza bene, ha preso il Qarabag, che però è andato a vincere in casa dello Sporting Braga 4-2, poi vabbè l'ha sfangata. Comunque Brighton, Qarabag, Brighton. Siamo arrivati a 5 sfide, tra poco entriamo nel clou delle ultime. Questa qua ci piace molto. Eccola qua, l'aspettavamo, l'ho nominata Atalanta. Atalanta, vedrete che becco la Roma, così almeno devo metter lì e dovrà giocare contro quella dopo. Con la mia fortuna. Occhio, eh. No, Sporting Lisbona. Quindi è la ripetizione della gara del girone. Pensate un po' la cosa buffa. Sporting Lisbona, Atalanta. Si ripete la gara del girone. Quindi pensate se. Due squadre che si conoscono, due squadre che si sono già affrontate, faranno la rivincita. Vedremo. Ne restano solo due, ne restano solo due, ne restano solo due. Quindi, puff. Glasgow Ranger. Questa. Olympique Marsiglia. Quindi Olympique Marsiglia Ranger. Glasgow Rangers. E sarà contento il Paris Saint-Germain. Le ultime due, speriamo in bene. Sparta-Praga, Roma. Roma-Sparta-Praga. Quindi torna a Praga, ma non con lo Slavia, ma contro lo Sparta, perché se non erro. Eh no, anche qui si riaffrontano di nuovo Sparta Praga e Roma. Aspettate che vado a vedere, ma mi sembra che nel girone, eh sì, c'era proprio lo Sparta Praga. Quindi la rivincita dopo la batosta che hanno preso nel girone. Vediamo se c'è, perché se non erro, beh, basta andare nelle classifiche così lo so subito. No, lo Sparta Praga era nel girone dei Rangers e la Roma era con lo Slavia Praga. Quindi tornano a Praga ma affrontano i cugini. Perché infatti lo Slavia Praga era testa di serie e lo Sparta Praga invece no. Bene, ragazzoli, allora andiamo a vedere che cosa ho combinato. Allora, gli ottavi di Europa League del Gigione, che ripeto, se ne azzecco uno è un miracolo. Gli ottavi, aspettate che lo scrivo sotto, Europa, che così poi nella giornata guardo quante ne ho azzeccate, una è già tanto. Comunque è venuto fuori Milan West Ham, Benfica Liverpool, Slavia Praga Bayer Leverkusen,
Friburgo-Villarreal, Qarabag-Brighton, Sporting Lisbona-Atalanta, Olympique-Marsiglia-Glasgow-Rangers e Roma-Sparta-Praga. Quindi la cosa buffa è che l'Atalanta, l'Atalantola, dov'è l'Atalantola? Eccola lì. No, era con lo Sporting, sì, era affrontare di nuovo lo Sporting. Mi sembra sia l'unica sfida dello stesso girone. Benfica-Liverpool non penso che fossero assieme. Il West Ham affronta il Milan, il Friburgo affronta un'altra squadra. Quindi l'unica sfida che si ripete è Sporting Lisbona-Atalanta, se riaffrontano negli ottavi dopo essersi affrontati nel girone. Ripeto, se ne azzecco una è già un miracolo, è già tanto che non sono uscite sfide tra squadre della stessa nazione. E già questo è un fatto positivo. E di solito poi arrivo alle ultime due, tiro fuori, ops, e quindi vuol dire che le due squadre devono affrontare le due squadre della partita antecedente, che magari poi ci girano le ballette, perché uno dice ho beccato la squadra, devo andare a beccare quella. Che giramento di testi. Ragazzoli, niente, io vi saluto, vi ringrazio, adesso vado a fare anche, ce li ho già pronti, sono qua, una e una due, anche la conference, però ve lo metto in un altro video perché sennò diventa troppo lungo, poi mi dite che sono prolisso, eccetera, eccetera, eccetera. Se riuscite a vederlo prima che ci sono i sorteggioni, fatemi sapere cosa ne pensate. E naturalmente ci vediamo alla prossima. Se lo vedete dopo, mi direte: Gigi ne hai preso uno, Gigi non ne hai preso neanche uno, sfigato. E vabbè, ragazzi, magari uno ci azzeccasse. È un gioco, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!